Caffè. Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800-03-0407. Sostieni anche tu la campagna SOS Famiglia Federcasa, il servizio gratuito di informazione e consulenza sindacale. Dona 2 euro e scopri gli sconti del coupon Prezzo Amico su www.cronacheabruzzesi.it. E allora, entra anche tu in Federcasa Abruzzo! Salve a tutti e bentrovati con il consueto appuntamento settimanale dedicato ai problemi dei consumatori. Con noi in studio, come al solito, il giornalista ed esperto di questo campo, Lorenzo Cesarone, grazie per essere intervenuto. E diamo il benvenuto al direttore della Teate Servizi, Antonio Barbone. Salve direttore. Buongiorno. E allora, entriamo subito nel merito del nostro programma. Come al solito iniziamo a parlare di una realtà che cresce di settimana in settimana, Federcasa, con il SOS Famiglia che riscuote sempre unanimi consensi. Cesarone. Sì, sono davvero contento perché la nostra attività di volontariato dedicata alla famiglia ormai ha preso corpo e si sta diffondendo sul territorio. Con grande soddisfazione da parte di coloro i quali sanno di poter avere un servizio di informazione, consulenza ed affiancamento sindacale nella soluzione di quelli che sono i problemi della quotidianità. E certo è che sto notando come anche da parte del piccolo commercio, della piccola e media impresa, che è quella che noi vogliamo coinvolgere, quindi quella di via, il negozio di via, il negozio di città, c'è questa voglia di cittadinanza attiva, perché anche il piccolo commerciante ha una famiglia alle spalle, è un consumatore e come imprenditore è un utente dei servizi pubblici, delle utenze telefoniche, per non parlare di quelle legate ad acqua, luce, energia, quindi elettrica e gas. Ebbene, noi abbiamo fatto loro questa proposta di diventare nostri punti SOS Famiglia. Una proposta assolutamente gratuita che li vede entrare in un circuito virtuoso in cui possono persino andare a promuovere una convenzione per tutti quelli che hanno il coupon e quindi rivitalizzare il negozio di via del centro storico, perché chi con 2 euro di donazione prende il coupon SOS Federcasa non solo ha sempre e comunque diritto ai nostri servizi gratuiti, ma quel che più importa può accedere agli sconti e ai vantaggi che i commercianti hanno deciso di riconoscere ai titolari del coupon. Questo significa, ed è, ci tengo a dirlo, è una cosa splendida, perché sto notando come c'è voglia di riconquistare una cittadinanza attiva che prima non c'era come modo di pensare il nostro essere cittadini. Significa che questo progetto di volontariato è diventata una realtà e dopo questa prima pagina fatta con i commercianti ve ne è una seconda che io giudico ancora più importante, perché si passa dal livello orizzontale della sussidiarietà fatta da noi patronati, associazioni consumatori, da giornalisti come me impegnati insieme a te, caro Paolo, in questa bella avventura a difesa della signora Maria. Ebbene, si arriva al livello verticale, il primo livello, quello dei comuni, dei sindaci. Sindaci che noi andremo a solleticare in termini di proposta con una lettera che chiederà, questo lo faremo come progetto SOS, come attività di volontariato SOS Federcasa, chiederà al sindaco che cosa? Soldi pubblici? No, assolutamente no. Noi siamo un'organizzazione, un'associazione che non si finanzia con i fondi pubblici, questo ci tengo a dirlo. Siamo volontari e chiederemo a tutti i sindaci di organizzare la giornata dell'SOS Famiglia. Quindi mi auguro di vedere tante aule consiliari stracolme di persone
che vengono a sentire che cosa? Vengono a sentire che insieme ci si può difendere meglio, ci si può informare e che quindi insieme si può avere il diritto alla conoscenza di quella norma che ti consente di tutelare i diritti tuoi e dei tuoi familiari rispetto a ingiustizie, a beffe commerciali, a truffe, ad errori che sempre possono accadere e nei confronti dei quali casi molto spesso pensiamo di dover pagare punto e basta. No. Prima di pagare dobbiamo capire se rientra nei nostri diritti oppure no. Io sono anche contento, caro Paolo, che questa nostra attività vedrà anche interventi molto qualificati, che peraltro io considero, come dire, interventi fatti da persone che sono state, parlo di una persona in particolare, che io considero un mio maestro insieme a Franco Venni dell'Arco. C'è un altro Franco nella mia vita che è stato mio maestro ed è Franco Leone, che mi ha garantito la disponibilità e la voglia di intervenire in questi nostri appuntamenti per poter evidenziare argomenti che interessano davvero il cittadino, consumatore ed utente della cosa pubblica così come dell'offerta commerciale privata. E oggi poi sono doppiamente contento. Sono doppiamente contento perché non solo lanciamo dopo gli SOS Point presso i commercianti l'iniziativa con i sindaci e quindi la giornata dell'SOS Famiglia che ci vedrà itineranti nei comuni del territorio a parlare con la gente e a lanciare la prima edizione del Comune Amico della responsabilità sociale e dei diritti della famiglia e dei consumatori. Ma sono doppiamente contento perché iniziamo, e in effetti noi lo avevamo detto e lo abbiamo fatto, iniziamo questo giro di consultazioni istituzionali con gli enti che entrano nelle case con le bollette piuttosto che con altri avvisi. Oggi abbiamo l'onore, lo ringrazio come giornalista e come esperto di questa attività di volontariato, abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il dottor Antonio Barbone, che è il direttore generale della Teate Servizi, che è la società partecipata all'in-house di Chieti, del comune di Chieti, che gestisce, poi lo dirà lui meglio, andrà a declinare quelle che sono le varie competenze istituzionali dell'ente Teate Servizi, ma che comunque affronterà con noi un problema di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, cioè gli avvisi che stanno, le intimazioni di pagamento che stanno arrivando rispetto ai canoni idrici degli anni pregressi, gli ultimi 5 anni, quindi all'interno del tetto prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni del Codice Civile, per non parlare poi della TARSU. Noi lì rivendichiamo una proposta, come direbbe l'amico Franco, dalla protesta passiamo alla proposta, ma oggi la proposta è quella di aprire un tavolo di collaborazione istituzionale che possa consentire la serenità da parte di quelle famiglie che vivono condizioni di disagio sociale, caro dottor Barbone, e che chiedono due cose sostanzialmente rispetto a queste ingiunzioni. La prima è quella di verificare se sia il caso o no di epurare da eventuali errori sempre possibili questi avvisi. La seconda, il riconoscimento di un diritto di rateizzazione che peraltro già è contemplato nel regolamento dell'ente all'articolo 18 e che consente a coloro i quali versano in condizioni di grandi difficoltà economiche o personali o familiari o comunque per motivi anche legati a motivi di salute, perché dottore, lei deve comprendere che anche un motivo di salute può significare esborso di denaro Dio non voglia mai in una famiglia e quindi una ingiunzione di 500-600 euro di canoni idrici pregressi può costituire un vero problema. Ebbene, le chiediamo un confronto istituzionale sereno, ma per davvero collocati entrambi dalla stessa parte. Dinanzi a noi c'è solo un problema: risolvere una questione ad una famiglia che ha bisogno di capire come fare a dormire la notte nonostante un'ingiunzione che, quando è da pagare, perché l'SOS Famiglia, io ci tengo a dirlo, non serve a difendere i furbi. Noi ci poniamo come organizzazione di volontariato che vuole difendere coloro i quali hanno il diritto di tutelare interessi che sono sostenibili da parte nostra. Bene,
botta e risposta. Quindi diamo anche modo al dottor Barbone, direttore della Teate Servizi, di replicare a quanto detto, spiegato nei minimi dettagli dall'esperto, dal nostro giornalista, collega in giornalismo, Lorenzo Cesarone. Prego, direttore. Allora, diciamo che il dottor Cesarone è stato esauriente. Vulcano, ha toccato tantissimi argomenti che per trattare nel dettaglio necessiterebbero ovviamente forse di più di una semplice trasmissione. Però c'è da dire che, venendo al nocciolo di quello che ha detto, ecco, due parole su Teate Servizi. Teate Servizi è la società in house interamente partecipata dal Comune di Chieti, quindi 100% il Comune di Chieti, che si occupa di gestire alcuni servizi, primo fra tutti quello della riscossione dei tributi e delle altre entrate patrimoniali del Comune di Chieti, tra cui quella appunto del canone idrico. In realtà la riscossione del canone idrico è un'attività che è praticamente volta al termine, perché il Comune di Chieti ha ceduto le proprie reti di servizio ad ACA, e quindi ciò che sta facendo la società è appunto il recupero delle annualità pregresse, quindi dei non soluti delle annualità pregresse. Come diceva il dottor Cesarone, ovviamente gestiamo anche le altre entrate, la principale delle quali è la TARI, ovviamente la tassa sui rifiuti, ma gestiamo ovviamente anche l'IMU, che è un'altra entrata importante del comune, così come la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, la cosiddetta TOSAP, i canoni patrimoniali non ricognitori, quindi tutte le entrate, per non parlare poi ovviamente di servizi come le mense, i trasporti, lo scuolabus, tutte le altre entrate che afferiscono al Comune di Chieti. Siete una cassa importante per l'amministrazione comunale teatina, certo, specie in questo periodo, sempre, diciamo così. E oltre a svolgere alcune funzioni, alcuni servizi che riguardano per esempio la manutenzione dei parchi gioco, così come la gestione del verde cimiteriale, e quindi diciamo così una serie di servizi che permettono al Comune di Chieti di svolgere i suoi compiti istituzionali. Per quanto riguarda i tributi, devo dire che essendo una società in house, e quindi essendo una società di proprietà del Comune, quindi per la proprietà transitiva dei cittadini, è una società che è sempre stata disponibile, che ha volto la sua azione ad essere proprio a disposizione dei cittadini, che alla fine, in ultima analisi, sono i soci della società, per quello che dicevamo. E quindi avere una società in house è una cosa molto importante, è una risorsa per l'intera città di Chieti, che quando ha bisogno di interloquire con la pubblica amministrazione per questo tipo di problemi, può farlo sapendo che ha un unico interlocutore che è capace di dare risposte sia al semplice invio, alla semplice bolletta, ma anche a ciò che ha generato questa bolletta. Perché molte volte, faccio l'esempio, se arriva una bolletta, una richiesta di pagamento da parte di Equitalia piuttosto che da un concessionario privato, chi invia questa richiesta di pagamento poi non può gestire la fase che riguarda un eventuale discarico, un eventuale risalire alla motivazione di quella bolletta. Invece in Teate Servizi è possibile gestire tutto il ciclo di vita del tributo, e quindi capire da che cosa è stata generata quella bolletta, quindi verificare eventuali dall'inizio alla fine, e quindi trovare una risposta con una interlocuzione diretta e unica, con la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda il discorso delle rateizzazioni e il discorso di venire incontro ai cittadini, diciamo che la risposta è un po' implicita in quello che ho detto prima, perché essendo una società dei cittadini, sicuramente tutto ciò che è consentito dalla normativa vigente e dal regolamento comunale. Quindi io però direi, mi consenta, dottore, di entrare nel merito dell'articolo 18. Sì. Che non è quello nazionale. Perché l'articolo 18 magari ne possiamo dare proprio lettura, se vuole. Sì, vabbè, spiega. Le agevole. No, perché noi riteniamo importante questo articolo 18, che testualmente recita: le condizioni di limiti sono le seguenti, durata massima 60 mesi, così articolati.
minimo 100 euro, quindi di esposizione debitorio, ok? Quindi la bolletta al di sotto dei 100 euro va pagata, non è possibile rateizzarla. Poi però dice che per debiti da 100 euro e un centesimo sino a 15.000 euro si può arrivare fino a 24 rate. Ora, io ho visto in un paio di casi ingiunzioni da 400-500 euro per le quali sono state fatte 4 rate. La domanda è: se il nostro volontariato, se l'SOS Famiglia riesce a dimostrare in questi 4 casi, in 4 casi che ho io, le dico già per 2 non ho problemi, con un modello ISEE, con una certificazione concreta, attuale, della situazione di grande, ma grande difficoltà del cittadino a pagare in 4 rate, abbiamo il diritto di vederci riconosciuta l'applicazione di questo articolo 18? È ancora vigente, perché non mi sembra, non ho visto delibere ultime che hanno superato la vigenza di questo articolo 18. La domanda è: le possiamo rivedere quelle rateizzazioni che il cittadino, pur di evitare eventuali azioni, magari ha anche sottoscritto a 4 rate, ma possiamo riaprire sempre e soltanto dinanzi alla presenza e quindi alla sussistenza di documentazione certo, atta a comprovare la necessità, lo stato di difficoltà? Possiamo riaprire in questa collaborazione istituzionale, in questa stretta di mano virtuale e reale che io le sto chiedendo questa sera, a favore del cittadino in difficoltà, e portare queste 4 rate a 10, 11, 12 rate, cioè in base a quella che è la reale capacità reddituale e di rimborso del cittadino stesso? Allora, dicevo in precedenza che il, diciamo così, Teate Servizi applica il regolamento che viene emanato dall'ente, quindi è l'ente che approva il regolamento e che quindi come tale può anche fare delle Dipende modifiche. Dal comune di Chieti. Dipende dal comune di Chieti, però c'è da dire anche un'altra cosa che è scritto anche qui, che la rateizzazione, la dilazione di pagamento può essere concessa dall'ente solo in caso di momentanea, di temporanea difficoltà economica del soggetto. C'è anche da dire una cosa, non è allora, che... nel caso mio non è temporanea, ma è una vita che purtroppo questa famiglia quindi... vive una condizione di disagio. Quindi... ed è nota a tutta la città, perché nei confronti di questa famiglia, per la quale per ragioni di privacy non faccio il nome, interviene sempre Caritas, preti che sono vicini a questa famiglia, lo stesso comune, quindi è per davvero un fatto notorio. E questa famiglia non può coprire 500 euro di acqua in 3 o 4 rate. Non è solvibile in questi termini. Perché altrimenti non mangerebbe nemmeno un piatto di pasta in bianco. Quindi ecco perché io chiedo con forza, ma la forza del cuore, non la forza del codice, quello poi ce lo mettiamo, ma intanto glielo chiedo con la forza del cuore, di poter aprire una riflessione ai casi che siano meritevoli di essere attenzionati sotto l'aspetto di politica sociale, e quindi un confronto istituzionale reale teso alla soluzione di questi problemi, di queste persone che non è che non vogliono pagare, vogliono pagare ma secondo possibilità. Infatti già questa è una situazione, circostanza importante, perché molte volte purtroppo ci troviamo di fronte a soggetti che invece fanno, tra virgolette, i furbi. I furbetti ci sono sempre. Quindi diciamo così che fondamentale purtroppo è il rispetto di quelle che sono le norme, quelle che sono i regolamenti, perché ovviamente non è che si può transigere a queste che se sono norme vanno effettivamente rispettate come tali. teateservizi.it, c'è il pulsantino in alto a destra che permette di pagare tutte le bollette online.
Sotto c'è un altro pulsantino che è chiedi a Teate Servizi, quindi la possibilità di rivolgere qualsiasi istanza con uno sportello virtuale e quindi la possibilità di interagire scrivendo semplicemente il proprio nome, la propria email e che cos'è, dando la possibilità di allegare, per esempio, visto che abbiamo parlato di canone idrico, dice mi risulta la bolletta con un consumo che non è il mio, guardate questo è il consumo che ho io, magari fanno una foto, quindi la possibilità di avere questa interlocazione che e tutto ciò vi fa merito, vi rende merito. Poi la possibilità anche qualora l'interlocuzione attraverso il sito internet online non fosse sufficiente, anche la possibilità di richiedere un appuntamento in certe fasce orarie e quindi evitare di fare sempre qui la fila. Certo. Oltre ad un motore di FAQ di domande frequenti che è particolarmente efficiente, dove magari già si può trovare la risposta al proprio interrogativo. Però dicevo, molte volte magari le domande, le richieste, le istanze sono simili, per cui potremmo anche pensare che ci possa essere un canale diretto direttamente con la vostra associazione, quindi magari innanzitutto poter dare direttamente voi la risposta quando un argomento è già stato trattato e poi magari inoltrarci, aiutare ad inoltrarci, quindi evitare che il contribuente possa avere più difficoltà nell'interazione, quindi facilitare specie questa comunicazione, specie per gli anziani, e quindi insomma, dire unire le forze. Assolutamente sì, noi siamo perfettamente disponibili, diciamo da quando ho iniziato la mia attività in Teate Servizi, i miei sforzi sono stati sempre rivolti a una migliore comunicazione, io dico sempre che quasi quasi lo sportello fisico, il mio obiettivo è quello di eliminarlo, perché fa perdere tempo a chi aspetta e agli operatori che devono lavorarci. Mi rendo conto che chiaramente non tutto è possibile fare online, però tantissime cose possono essere fatte con questa modalità, possono essere fatte in questa modalità, è giusto che vengano fatte, perché magari uno la sera un quarto d'ora riesce a scrivere questa comunicazione, che ripeto non è neanche un'email, molto semplicemente uno clicca, scrive e interagisce, è una chat, diciamo non online, una chat offline, però noi ci siamo impegnati a rispondere in 48 certo. ore alle richieste degli utenti. Direttore, quale dei servizi di cui sta parlando, di cui si occupa la Teate Servizi, vi crea più grattacapi? Diciamola così com'è la situazione. Ma si riferisce anche agli altri servizi? Certo, perché come voi vi occupate sì. Ecco, di rifiuti. Una cosa che ho dimenticato è la gestione dello stadio del nuoto di Chieti, che da quando è stata presa in mano la Teate Servizi ha visto aumentare il numero degli utenti da circa 900 a 2000. Quindi addirittura un salto, avete più che raddoppiato gli utenti. Sì. Complimenti. Perché diciamo così che quando in qualche modo si riesce a coniugare quella che è l'esigenza dei cittadini con una amministrazione che non è volta al raggiungimento di un fine di lucro, perché ovviamente la società non ha questo obiettivo, ma soddisfare al meglio le esigenze degli utenti, è chiaro che si possono ottenere questi obiettivi, sempre in forte collaborazione con l'ente socio, con l'amministrazione di cui, dicevo, Teate Servizi è emanazione. È un braccio operativo. È un braccio operativo, poi ci tengo esatto. anche a dire, questo a onor del vero, che con il sindaco di Chieti, l'avvocato Umberto Di Primio, c'è stato sempre un rapporto di grande collaborazione e ci ha dimostrato sempre molta disponibilità. Anzi, Paolo, che ne pensi? Se invitiamo proprio lui come prima giornata dell'SOS Famiglia, la facciamo in aula consigliare come? A Chieti. Sarebbe cosa davvero molto interessante. Allora, si diceva, quindi, la Teate Servizi sarà a disposizione, apre le sue porte alla collaborazione con le varie energie e i vari sindacati, ma come si diceva, quali di questi settori, direttore, vi crea maggiori grattacapi? Ma diciamo che forse quello più antipatico è proprio quello della gestione dei tributi, perché gli altri sono servizi che eroghiamo ai cittadini. Qui siamo un po' da questa parte, però dall'altra parte. Però diciamo che noto una cosa, un cittadino viene magari adirato, cioè alcune volte anche un po' furioso, ma è arrivata questa cosa così, la cosa bollette pazze, le cose. Ecco, per fortuna non abbiamo avuto casi, per esempio nel caso del passaggio all'ACA è stata fatta una fatturazione che doveva tener conto dei consumi fino a una certa data, quindi anche questo calcolo non era banale, perché ovviamente le letture non potevano essere fatte tutte 26.000 in un unico istante, per cui è stato fatto anche un calcolo, un'interpolazione, quindi
per fortuna non ci sono stati mai casi di questo tipo. Poi noi teniamo conto, prima di effettuare gli invii, innanzitutto al discorso dei destinatari, dei corretti indirizzi, ma anche soprattutto al contenuto. Poi qualcosa può sempre sfuggire. Però dicevo, quando viene un utente particolarmente adirato, la cosa fondamentale è che lui trovi delle risposte, trovi di fronte un interlocutore competente che sappia dargli motivazioni, giustificazioni. Poi non vi nascondo che molte volte dice vabbè, vi mando il caffè, volete il caffè? Quindi come ringraziamento dell'accoglienza che ha avuto. È quello che mi sforzo sempre di ricordare a tutti i collaboratori della società, è proprio quello di dare la massima assistenza, la massima collaborazione ai contribuenti, che in quel momento sono soggetti passivi di di una richiesta. Considerata la calma del direttore, penso che i caffè arrivati siano pochi. Comunque, l'utente ha bisogno di chiarezza e di trasparenza. Di risposte chiare. E fa davvero piacere, Lorenzo Cesaroni, incontrare persone come il direttore della Teate Servizi, che si mette, come si vede e come si sente, a completa disposizione. No, noi ringraziamo il dottor Barbone, perché questa disponibilità è una disponibilità importante. È per due ordini di ragioni. La prima, perché un ente necessariamente fa customer care, quindi fa cura dell'utenza, indipendentemente se pubblico o privato. Non è vero che la customer care è solo dell'azienda privata, anzi, ma anche l'ente pubblico deve ragionare nell'ottica della soddisfazione dell'utente finale. E la seconda, perché questa collaborazione che ha con noi, e ci tengo a dirlo, è una collaborazione vera, sincera, perché non c'è convenzione con Teate Servizi finanziata dal Comune di Chieti o Teate Servizi, perché il nostro è volontariato vero. Quindi chi si rivolge da noi, noi non faremo altro che verificare il problema, andare a Teate e dire: allora, rispetto a questa vicenda noi riteniamo che ci siano i presupposti. Dunque queste due motivazioni rendono oggi questo patto autentico, un patto siglato per chi da parte nostra vuole alleviare un pensiero, vuole togliere un pensiero in più dalla tavola della famiglia, e poi da parte loro, da parte di Teate Servizi, che io ringrazio per il tramite del direttore, del presidente, e ringrazio anche il sindaco Di Primio, che conoscendolo avrà sicuramente monitorato e coordinato anche, come giusto che sia, la presenza del direttore in questa nostra trasmissione, e quindi lo ringrazio se ci sta seguendo, perché prosegue nella storia da sempre avuta con le organizzazioni a cui ho fatto parte, perché dimostra ancora una volta una disponibilità reale nella soluzione dei problemi. Quindi da parte dello sportello di volontariato SOS Famiglia c'è tutta la voglia di incontrare l'ente Teate Servizi per qualcosa, quindi non contro l'ente, ma per la gente. Ecco, penso che non ci sia frase migliore per chiudere questo nostro incontro: con l'ente, ma per la gente. Direttore, quindi la Teate Servizi con la gente e per la assolutamente, gente, come assolutamente. Diceva anche Cesarone. Assolutamente. Colgo l'occasione per fare una comunicazione di servizio. Da una settimana circa ci siamo trasferiti dai locali che erano nel centro storico in via Vicoli, in piazza Carafa, che sotto allo scalo, che è sicuramente più funzionale, e ricordiamo che il palazzo De Pasquale, dove era prima Teate Servizi, è stato reso inagibile a causa del sisma dello scorso anno, e quindi noi abbiamo, diciamo così, per un anno siamo stati in locali provvisori, quella parte agibile del palazzo, quindi con un po' di disagio sia per gli operatori ma anche per gli utenti. Ecco, ora abbiamo la nuova sede presso la delegazione dello scalo del Comune di Chieti, sono uffici accoglienti sia per gli operatori che anche per coloro, per gli utenti, e con il trasferimento abbiamo fatto anche un'altra operazione che va sempre incontro agli utenti, cioè quello di spostare l'orario di ricevimento, invece che dalle 10 alle 12, dalle 11.30 alle 13.30, proprio per venire incontro a coloro che magari lavorano e quindi possono approfittare della pausa pranzo, bella non cosa. Devono Beh.
e non devono prendersi il permesso per venire all'ufficio di chiare servizio. Bene, direttore, ci tornerà a trovare perché questi incontri sono davvero utilissimi, preziosi per saperne sempre di più. Quindi a grazie. A disposizione. Grazie, grazie, a voi. Grazie infinite grazie a voi. Al direttore generale della Teate Servizi, Antonio Barbone, ospite graditissimo di questo nostro appuntamento settimanale dedicato ai problemi dei consumatori. Ringraziamo e salutiamo anche il giornalista ed esperto dei consumatori, del mondo dei consumatori, Lorenzo Cesarone, in bocca al lupo per questa attività con Federcasa, con questo sindacato, con questa bella realtà che cresce di giorno in giorno, quindi davvero tante belle cose. Lorenzo, vogliamo far vedere? Io ricordo quando entrate in un negozio e vedete questo cavaliere, questa piramidina di cartone, siamo noi, quindi donando semplicemente 2 euro, si ha diritto ad una serie di servizi del nostro volontariato ed in più avete anche la possibilità di usufruire degli sconti e vantaggi non solo di quel punto, ma di tutti i punti che potrete visionare tramite il giornale telematico cronacheabruzzesi.it. Bene, grazie a Lorenzo Cesarone, grazie ad Antonio Barbone della Teate Servizi. Ricordo che la puntata sarà visibile anche sul sito internet www.cronacheabruzzesi.it. Grazie a voi per la cortese attenzione e l'appuntamento con il nostro programma alla prossima settimana. Ciao a tutti. Sostieni anche tu la campagna SOS Famiglia Federcasa, il servizio gratuito di informazione e consulenza sindacale. Dona 2 euro e scopri gli sconti del coupon Prezzo Amico su www.cronacheabruzzesi.it. E allora, entra anche tu in Federcasa Abruzzo! Caffè? Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 0407. Finalmente, in Abruzzo, riprese e montaggio in Full HD. Il meglio del meglio con attrezzature altamente sofisticate e professionali. Registra in Full HD e approfitta ora delle condizioni particolarmente vantaggiose. Chiama subito Agenzia Promozione Spettacoli 337 91 71 11. La qualità dell'immagine ti aspetta.